Amici sportivi appassionati di calcio a 5, buonasera e benvenuti al Palameucci di Aprilia. È il secondo turno della Coppa Lazio e stanno per affrontarsi la Buona Onda Aprilia e il Futsal Ceccano. È la partita di andata per queste due squadre che dunque sono già schierate al centro del campo e sono pronte a darsi battaglia per quella che è sicuramente una manifestazione in forte crescita, appunto la Coppa Lazio. Pronto, dunque, con la Buona Onda che attacca dalla sinistra alla destra delle telecamere. Il direttore di gara è Cristea della sezione di Albano Laziale, Buona Onda che cerca di far girare in maniera veloce il pallone, poi c'è questo rinvio da parte del portiere per il riferimento offensivo, ovvero sia De Giudici che si è girato e ha provato la conclusione di destro, numero 9 Cicciarelli, poi De Giudici che va a rubare questo pallone sull'alto di destra, ancora De Giudici che lotta, poi dà questo pallone intelligentemente all'indietro, il sinistro ancora, violento di Sabella che sfiora il palo, la formazione maglia orange che beneficia di questo corner, il tiro intanto esploso da Longo, Murato, ancora l'imbucata centrale verso De Giudici, il tacco di De Giudici, gol fantastico da parte del centroavanti della Buona Onda che ha sorpreso tutti, persino noi, con questa giocata davvero sopraffina, porta avanti dunque la formazione della Buona Onda, una prodezza da parte di De Giudici, poi il pallone che è stato adesso conquistato nuovamente da De Giudici. De Giudici, spara alla porta, il destro di De Giudici. Siamo a metà ormai della prima frazione, intanto attenzione a questa volée da parte di Cicciarelli. Si avventura in questo improbabile dribbling, Siniscalchi, perde il pallone e c'è stato il tiro centrale da parte di Cicciarelli respinto da Margari. Ceccano che prova a ripartire, il sinistro in porta, violento ed improvviso da parte di Carlini e la respinta di Margari che si fa trovare pronto in questa circostanza. Proprio sotto la nostra postazione, mentre ormai siamo arrivati alle battute finali di questo primo tempo, la conclusione in porta di Del Sette e c'è stata la respinta di Margari. Non siamo in grado di cogliere quello che sta accadendo in quanto si sta verificando il tutto proprio in una zona non coperta. Attenzione intanto a questo sinistro, il palo clamoroso colpito da Sabella che aveva fatto tutto benissimo. Una preziosa rimessa laterale, ancora il pallone verso Sabella, poi un rimpallo che favorisce De Giudici, una sentenza De Giudici con il sinistro, è riuscito a trafiggere per la seconda volta Nardoni, ha trasformato in oro come remida questo pallone vagante. Alla fine mette due uomini in barriera ma distanti fra loro, è uno schema intanto che stava per creare enormi problemi al portiere Margari che ha rimediato. Lo stesso De Giudici non ha una pronta collaborazione dei compagni. Allora ci pensa Crepaldi a dare questo pallone a sinistra, il tiro da parte di Sabella, l'uscita spericolata del portiere Nardoni che evita il peggio. Parte Carlini, il sinistro e trova il gol del 2-1, è uscito il portiere Margari ma non ha potuto contenere la violenza di questa conclusione da parte di Carlini che accorcia dunque le distanze. Un momento della partita particolarmente felice questo per la Buona Onda che deve difendersi dopo aver subito il gol del 2-1, ancora il destro pericolosissimo. E poi altro tiro esploso da lo stesso Carlini a sinistra per De Giudici. Prova la giocata dei Giudici e poi il sinistro pericoloso da parte di Crepaldi. Adesso nuova transizione da parte della Buona Onda che va alla conclusione ancora con De Giudici, il pallone che viene adesso colpito di testa dopo la respinta di Nardoni. Cresciuta invece la squadra del Futsal Ceccano, qui si è lamentato di un fallo non concesso. Attenzione a questa ripartenza e c'è la parata questa volta davvero decisiva. Futsal Ceccano che giunto rimaneggiato probabilmente punterà, attenzione ancora a questo destro da parte del solito Crepaldi e l'eccellente risposta di Nardoni nel calcio d'angolo. Insiste ancora la formazione blaugrana con Cicciarelli, prova ad andarsene, poi il tocco dietro di punta, arriva il miracolo con il guantone destro da parte del numero 1 Margari. Alla fine dobbiamo dire che finisce in questo momento la partita con il risultato probabilmente più giusto, la vittoria di misura da parte della Buona Onda Aprilia 2-1 contro il Futsal Ceccano. Dopo la doppietta realizzata da De Giudici è arrivato a metà del secondo tempo il gol di Carlini, tutto dunque rimane in equilibrio in vista della sfida di ritorno ed è tutto dunque per questa serata. Un cordiale saluto e ringraziamento agli amici di Mondo Futsal da Enrico Pasquali Coluzzi.